Hi people of YouTube, welcome to a new episode of La Carica dei 102, cucciole alla riscossa. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Allora, questo gioco diciamo che non lo conosco, ma qualcuno lo conosce molto meglio di me. E infatti tra poco lascerò la parola a lei per spiegarvi un po' il gioco, un po' anche la sua storia, diciamo. Questo gioco appunto l'ho regalato io a questa persona perché lei mi ha detto è l'unico gioco che io abbia mai giocato, quindi glielo ho regalato sia qua su PS1 un po' per tenerlo io in collezione e anche su PC così lo poteva rigiocare lei quando avrebbe voluto. Però ho detto devo fare un nuovo gioco, quindi di conseguenza perché non fare qualcosa che non conosco io ma che conosce bene qualcun altro. Vai, raccontaci tutto. Ciao a tutti. Allora, non è propriamente vero che è l'unico gioco a cui io abbia mai giocato, perché ho giocato anche a Pitgol e i giochi delle Barbie, e ho giocato ai giochi delle Barbie, Barbie Detective eccetera, e poi ho giocato anche al gioco di Harry Potter. Però questo è il gioco a cui ho giocato di più di tutti quelli elencati. E poi l'ho prestato, non mi è più tornato indietro e mi sono sempre lamentata di questo. Ed ecco perché, perché non dovete mai prestare nulla a nessuno. A nessuno. E quindi lui mi chiedeva: ma non hai mai giocato niente? Allora io continuavo a dirgli: c'è un gioco che mi piaceva tanto, però poi l'ho perso. Cioè non è che l'ho perso, mi è stato portato via. E quindi lui poi si è prodigato per trovarmelo e mi ha reso strafelice, grazie. Quindi ora il primo livello lo inizierei tu. Se poi vorrei continuarlo lo continuerei sempre tu, se no ci penso io. Il fatto è che non mi ricordo come si gioca. È per quello che è il gioco che te lo spiega già all'inizio. Ok, perché c'è un dalmata incazzato. Perché è cattivo lui, è il nemico del gioco. Io però non mi ricordo i nomi dei cuccioli. Beh, sarebbe un po' difficile ricordarsi 101, 102 nomi. A voi. Ah giusto, aspetta, se no non senti una secca. Me lo sono dimenticato anche io. Non sai, nella fretta. Oh, un'altra pubblicità. Sei tu che sai la storia, io non sto sentendo niente, sentirò quando monterò il video. Ma non sento niente comunque. Come non senti niente? Ah, è perché è basso. Evviva! Senti Domino, dici che la mamma non si arrabbierà? Nessun problema, mamma e papà torneranno presto dalla loro passeggiata. Sta dicendo che mamma e papà torneranno presto. Ottimo. Che cosa vuoi che succeda? Le ultime parole famose. Oh no. Il pupazzo. Che cos'è? Domino. Lui e lei è? È uno Bianchina. Di quei brutti giocattoli robot costruiti da Crudelia Demon. Chi comprerebbe mai una robaccia così orribile? Ma poi perché Crudelia Demon ha un giocattolo, scusami. Rovinata! I miei giocattoli, i miei meravigliosi. Crudelia Demon mi ricorda molto un video creepy che c'è qua su YouTube. Vabbè, tu non lo conosci di sicuro. Sono certo. Sarebbe anche forse brutto mettere l'immagine qua su questo video e forse è meglio. Però me li ricordo, Gaspare e Orazio. Che tra l'altro nel film, non so chi dei due perché non so quale dei... È come... i due amici di Malfoy nei film che non sai mai quale è uno e quale è l'altro. Ok, Tiger e Goyle. Ma in questo film, anzi nella versione film della carica 101, uno dei due scagnozzi appunto di Crudelia Demon è Arthur Wesley. È vero, hai ragione. Però, l'ho scoperto anch'io dopo tanti anni. Però come ho detto non so chi è uno, chi è uno e chi è l'altro. Come Tiger e Goyle, sai che ci sono ma non sai chi sono dei due. Mamma, voglio sapere come papà, si chiama lei però. Bianchina. Lui è Domino. Lei si chiama Bianchina guarda, di sicuro. Ci sono Peggy e Pongo, loro i genitori. Almeno loro sono ancora qui. Io quando pensavo a Pongo pensavo sempre alla pastella, quella modellabile così. Ma lui si chiama Domino perché le orecchie sembrano le tessere del Domino. No, perché c'è una tessera di Domino sul collare, credo. Ah, è vero, non l'avevo vista. I nostri cuccioli. Come si chiama il cane col, il dalmata cucciolo ciccione? Quello che mangia sempre. Rolly. Oh no. Ma si chiama Rolly perché è un rollino. Amo. Misurino. Te lo dico io che cosa alla facciamo. Gelato. Andiamo alla fabbrica di giocattoli di quella perfida. Ma è meglio. Ma è meglio un gelato al culo o un culo gelato? Ragione, Misurino. Meglio un gelato al pistacchio. Sento che potrei mordere quella donna. Meglio un gelato al cioccolato. Nuvolina e Domino, voi cuccioli restate qui. Ha detto cos'è Gwendalina, non l'ho sentito. E non vi chiamarsi Gwendalina, si può tornare indietro? No. Vabbè, il gatto di mia zia si chiamava Michele. Ma che cacchio non è Gwendalina per un cucciolo appena nato? Ma se ci avrà altri 200 anni, sto nel senso, quando gliel'ha andata era appena nata. Beh no, scusami, lui come faceva a saperlo che l'avrebbe chiamato Domino finché non gli hanno messo la tessera di Domino? Gliel'ha messa dopo la tesserina.
Marina. Secondo me no. È nato con la tessera. Secondo me è tutto un complotto. Sì. Tra l'altro, tu non saprai mai che difficoltà è, che peso morale è dover ritrovare tutti i 100 cuccioli in Kingdom Hearts 1. Sono 99 cuccioli. Sì, ma in Kingdom Hearts è una tragedia ritrovarli tutti, mamma mia. C'è un livello che se lo fai e non lo prendi subito non lo ritrovi più. Fai X, vai. No. X. X. Ah, no, è arrabbiato con te, hai visto? Perché dici le cavolate. No, perché lui è morto in Kingdom Hearts, perché non l'ho salvato in tempo. Mi sta bene, tra l'altro, è antipatico. Ma c'è il dodo! Buongiorno, cucciolo. Mi chiamo Garibaldi. No, lui è rosso. E ti do il benvenuto. Garibaldi. Ma dai. Ma siamo a Londra, quindi. In teoria. Sì. Non so se sei tu, io non l'ho mai visto la carica dei 102. Sei tu che sei tutto qua. E se non lo completi al 100% ti la... No, sì. No, visto che bisogna prendere 100 ossi. Comunque, se non lo completi tutto non fa niente. Ah, mi ricordo, qua ci sono i suoi i fratelli, gli altri cuccioli. Bisogna liberarli. I giocattoli possono essere e comunque se sono 102 vuol dire che i cuccioli sono 100 e non 99. Ho dato uno scacco matto al tuo egoismo. E per i miei fratellini. Hai ragione, intendevo la carica dei 101, e sono 99. Allora sono 100. Ho ragione io. E scusa, non c'è bisogno di adesso. No. No, non mi Ok. Allora io e Domino andiamo. Allora aspetta, come faccio a muovermi? Ok, prova. Prova a muoverti. Oh. Allora fammi solo vedere. Con questo ti muovi. Con questo. Allora con le frecce e con questo ti muovi. Fin là ci siamo tutti. Con questi due cambi la telecamera. Giri a destra e a sinistra. Con la X salti. Col quadrato abbai. Col triangolo rotei e col cerchio. Ah, ecco, per salvare i cuccioli devo rotolare. Col cerchio ti abbassi per trovare le tracce, per vedere dove devi andare. Ok. Ma aspetta, come hai fatto a far uscire le tracce? Col cerchio. Devi perché annusa. Annusa per terra e vede dove devi andare. Ok. Ora sai anche tu cosa devi fare. Vai. Fammi vedere cosa bisogna fare in questo gioco. Ah, non mi sembra. Non lasciare nessun osso, vai. Pensa a tutti i cagnolini che non hanno degli ossi, hanno solo della carne. Siamo a Londra. Beh, sì. Uno. Due. Allora, c'è da dire che comunque... Ah, sì, poi ci sono le macchinine stronzette e non devo toccarle neanche rotolando. In realtà sì, perché mi sembra di averlo provato e penso che puoi ucciderle. Vedi, perché ti insegue. Visto, l'hai uccisa. L'ha uccisa? Sì, hai preso le ossa, sono lì. Ah, pensa, per 25 anni della tua vita hai sempre pensato che quelle macchine fossero mortali. Come faccio a salire? Con la X salti. A saltare. Comunque, stavo dicendo, vuoi appunto che l'emulatore aumenta la qualità di questi giochi? Ma se io vedessi un gioco del genere adesso, penserei uno che è un indie. Vabbè, tu non sai che cos'è. Però penserei che comunque è di qualità. Povero piccione, scusami. E la macchina è ancora lì, Ma poi, c'è una bistecchina. Abbaia il piccione. Col quadrato. Ecco, l'hai fatto fuggire, poverino. Dov'è la macchina? È lì. È andato. Vai. Ma tra l'altro l'altro ride anche la macchina. Poverino. No, mi ha beccato. Vai, rotoli adesso. No. Spaccala. Spaccala sta macchina del merda. Oh, mi ha tolto tre vite, mi sa. Prendi gli ossicini. Tra l'altro, scusa un attimo. Ah, puoi anche cambiare il personaggio. È vero. Aspetta, lei com'è che si chiama? Gwendalina? Gianmarisa. No, com'è che hai fatto a cambiare? Col select. Questo. Questo. Oh, vabbè, dai, teniamo ancora Domino per un po'. Vai a prendere la bistecca. Sicuramente la cura. Salta con la X. Ah, X. Lì c'è anche la bistecca mi sembra. Oh. Ah, sì. Se salvo il mio amico, il mio fratellino, però prima devo prendere questi, se no li perdo. Ma no, perché finisce il livello poi. Vabbè, salvali.
Mica, mica si ferma all'improvviso. Mi sembra. No, no, non si ferma. Vai a prenderlo. Se no lo abbandoni. Già. Ma va, tanto rimane lì. Mica si appunto, lo abbandoni. Povero Gigio, lo stai abbandonando. Per degli ossi. Esatto. Pensa quanto pensa che tu sia crudele, tuo fratello. No, non scendere, sennò cadi di sotto. Ma c'è qualcosa. Voglio vedere. Lo so, ma vai a salvare il cucciolo prima. Voglio vedere cosa c'è. Lo lasci lì, poverino. Ma sì, vado dopo, tanto è il primo livello. Appunto. No, è abbandonato un osso. Visto, sono... Hai visto? C'è un altro fratellino qua. No, è un blocco. Ah, è un blocco. Non posso andare tipo di qua. No, ti devi fare la risalita a piedi. Ma voglio quell'osso. Lo prendi dopo scendendo. Vai a uccidere la scimmia. Vai, rotola gli addosso. Un verso della scimmia pure. Guarda quanto è inquietante. Ma non riesco. Non riesco a centrarlo. Come cacchio si fa? Vai addosso, vai così. Tra l'altro, l'abbaio a cosa serve? Scusami, cioè non è che puoi ucciderlo abbaiandolo. Forse... sì. Prova ad abbaiare. Forse perché dovrei star dritta mentre. Sì. Devi colpirlo dritto. Giro a caso. Prova ad abbaiargli, magari lo uccidi, ma non è dubito. Prova ad abbaiargli, vediamo cosa succede. Vai più vicino. A che scappa. Inseguilo. Vai come la Digos, inseguilo. Ah, fa scappare. Io pensavo che scappava da solo. E vedi, infatti sta scappando da solo. Ah, dai che ce la fai. Ma è stra difficile. Ma non è vero. Oh. Prendi gli ossicini. Dobbiamo arrivare a 100 per prendere una nuova vita. Infatti per quello. Ce n'è ancora uno. Dove cavolo è? Sento la musichetta. Sarà pieno il livello di sti cosi. Lì c'è la scatola. Tra l'altro si possono vedere quanta roba bisogna fare sto livello? Ci sono 0 cuccioli, ma non sappiamo quanti ce ne sono per un livello. No, 0 sono quelli che ho preso io. Appunto, ma io non so quanti ce ne sono nel livello, non me lo dice. Ah, eccolo uno qua. Hai visto che ho fatto bene a scendere? Ma l'altro era già preso, poverino. Dai, dammi una bistecca. Vai a prendere l'osso intanto. Mi ha tolto un sacco di vita. Ma erano 100 gli ossi comunque. Appunto, devi arrivarci. Ma yippie, sono libera. È una femmina, ha detto sono libera. Ciao. Parlaci. Devo parlarci. Ti fa salvare. Fai continuo e basta. Dai, torna su intanto che andiamo a liberare l'altro. Cosa c'è qui? Niente. Qua si può salire, sì. Allora, qua si scende, dove si va? Alla fine del livello di sicuro. Ma sono due, io me ne vado. Devo prima mangiare qualche bistecca. Adesso prendo l'osso rotolando. No! Ma c'è uno dei due! Oh no, si è picchiato. Violenza sugli animali questa. Non so cosa bisogna fare per evitarlo, infatti. Magari devi solo scappare. Prova a saltare a prendere quello. Prova a saltare dentro. Una vita l'hai presa e fin là l'abbiamo recuperata. Addio. Penso che devi solo scappare. Prova a risalire intanto. Ma l'osso l'ho perso. Un piccione, c'è una faccia di un piccione. Oh, mio fratellino! Evviva! Ma tu hai finito il cultoso. Quanti ne devo prendere prima però sopra c'è un altro. Devi salire sopra a salvare il fratello mancante.
Voglio uccidere questi. Ma come, ho rotolato io? Devi tenerlo premuto negli addosso. Ma dai, siete cattivi. Dai, vai addosso, vai addosso. E facciamo la costruzione amichevole, vai. Vai, 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 vai addosso, vai addosso. Dove sei? Oh, no, quasi. Che ridi tu? Ride bene chi ride l'ultimo. Mi sa che mi sta per mangiare. Ma io come facevo a vincere da bambina? ma è difficile. Ma non è vero. Sì che è vero. Ho solo una vita sola. E adesso? Ma che ho combinato? Ah, qui dove sono partita all'inizio. Devi salire di sopra. Ah no, non è. Devo andare a quello che mancava. Allora lascio perdere le macchine. Tanto sarà morta ormai la macchina. Ma qui c'è. C'è. Tu evitalo. Vai, sali lì sopra. Ah. Sali lì sopra in cima. Hello. Aiuto. Mi sta seguendo? Ho paura. Torna qui, sacchetto di bucci. Non è che adesso lo uccidi, vai. Ci siamo, scatina. E ora? Devi fargli girare la testa. Tra l'altro è saltato un pezzo. Che dovevi parlare con lo scoiattolo e poi ti gli faceva sta roba qua. Adesso lo fa da solo. Attenzione al retino. Attenzione. Senza saperlo, l'hai ucciso. Dovrebbe bastare. Questo è Gasper Orazio, boh. Non lo so, ma sembra Gargamella. Adesso non muoverti. Ed ora. Ed adesso gli cadono le api di sicuro in testa. Spero proprio di non essere allergico. Ai! Penso che Gaspare abbia capito il concetto. È Gaspare, visto fine. Che ce l'ha detto almeno. Grazie Domino che ci hai figurina. Cioè... Hai tenuto una figurina. Beh, vai a salvare il figurino che mancava. C'è una bistecchina che qui. Vai a prenderla. Mamma. Ok, altro cane da prendere. Grazie di avermi salvata. Prego. Cosa devo fare ancora per vincere? Beh, ce n'è ancora un altro di là. E poi devi arrivare alla fine del livello. Dai, vai addosso. Ma devo prendere 100 ossi per vincere. Ah, non lo so. Vai a prendere l'altro cane che hai lasciato indietro. Ma era quello indietro? No, non hai lasciato quello, ce n'era un altro. Vai da dove hai iniziato? Devi andare di là. Vedi che c'è un numero. Ah, 4. Dove sono le mie ossa qua? In teoria qua dentro. Evviva! Così si fa! Siamo a 4. 4. Oh, ancora? Ho solo una vita però. Lo so, devi arrivare a fine livello per finire il livello. Non voglio rifarlo da capo. Devi arrivare a fine livello. Ma cosa devo fare? Arrivare alla fine del livello. Cosa vuol dire? Arrivare in fondo. In fondo dove? Che tu sei un Vai, cerchio. Di sotto. Devo scendere? Ma sono già scesa prima, no? Devi scendere fino in fondo. Ah, mo? Sì. Vai a prendere la sua. Ma non c'è tipo qualcosa che fa straveloce? Sì, tu. Che devi andare dritto. Ah, ma con questi io guardo la visuale. Mi può tornare utile per quando rotolo, visto che giro sempre a cavolo. Ma uccidilo. Uccidilo il nano. Ossa, please. Ossi, ossi. Dai, arrivo almeno a metà.
Adesso. Devi arrivare fino in fondo, amore. Ma dov'è il fondo? Ma c'è una statua di un piccione. Devi arrivare in fondo, devi scendere dove eri prima. Ancora? Eh sì. Ma verso la statua del piccione, secondo me c'è qualcosa. No, c'è solo un piccione gigante e noi siamo a cospetto di sua altezza, signor piccione. Ma poverino. Vabbè, mi faccio una nuotata. Ma è a sinistra. No, a destra, scusate. Sgabrino. Vabbè, vai fino in fondo. Ah, perché devo uccidere la macchina? No, forse devi arrivare in fondo e basta. Ah, devo tagliare il traguardo, volevi dire quello. Ah, ecco cosa. Guarda quante ossa. Non sono stata qui, quindi. Eh sì, che ci sei stata? Dove c'erano le macchine? Qui? Eh sì. Ma dov'è la macchina? L'ha uccisa. Ma no, lei ha ucciso me. Tu l'hai uccisa lei. Vai, scendi giù per lo scivolo. Lì, amore, l'acqua. Però tu mi aiuti, non è giusto. Vedi, c'è una freccia gigante, dobbiamo arrivare lì. C'è anche una porta. Ah, chiusa. Eccolo, è quello il portale. Come si apre quella porta? Allora, salvo prima mio fratello. Figurina. Sei grande! Evviva! Però potrei anche... Come si entra là dentro? Che c'è ancora non uno. Posso andarmene! Eh no, c'è ancora uno. Yeah! Ho fatto a caso! Vai a salvare Cagno. La Scagno. La Scane lui. Amo. Vai, liberalo. Ti libero. Arrivano i nostri. Yeah. Si chiama Pasquale lui. 6. Vuol dire che sono tipo 12 livelli. No, non lo so. Boh, dividi 100. 100. No, 98 per boh. No, erano per 100, 6. Amo. Eh no, due sono qua e due sono i genitori, sono 98. 102 meno 2 fa 100. Sì, ma 2 sono i genitori. Ah, giusto, 2 sono loro, è vero, allora sì. Oh no, è stato aspirato. Evviva! Sì,